I rapporti fra Italia e Tunisia, anche in futuro, possono essere rapporti positivi? Oggi, dopo la rivoluzione del 14 gennaio 2011, la Tunisia e l'Italia non soltanto devono condividere dei rapporti economici e sociali, ma anche dei valori universali, con la rivoluzione della dignità, della libertà, ma anche della democrazia. Stiamo adesso proseguendo un processo di transizione democratica. Abbiamo letto l'Assemblea Costituente per avere una nuova Costituzione, fondando una seconda Repubblica della Tunisia, e abbiamo un governo di coalizioni che sta gestendo il paese per un anno più o meno, il tempo di organizzare le elezioni generali. Al console onorario della Tunisia a Firenze domandiamo quali potranno essere in futuro i rapporti tra Tunisia e non solo Italia, ma Toscana nello specifico. Credo che i nostri rapporti con la Tunisia sono sempre stati ottimi e naturalmente con la presenza del console onorario a Firenze senz'altro andranno migliorando. Stiamo lavorando molto con il signor ambasciatore sulla Toscana, la città d'Arezzo, ma la Toscana in generale, anche per una futura missione che dovremmo effettuare con il presidente della regione nei prossimi mesi a venire. Lei è anche imprenditore, quindi gli imprenditori sono particolarmente attenti, sensibili alla evoluzione di questa situazione? Senza ombra di dubbio, tanto più che in questo momento la Tunisia presenta uno scenario molto attraente per il futuro.